Voglia di musica quella dei Nisseni per animare le calde serate estive. Questa è la proposta più gettonata dei tanti che trascorreranno l'estate in città dopo la chiamata alle arti, così come è stata soprannominata, l'iniziativa voluta dall'assessore alla creatività e alla cultura Marina Castiglione per avviare la programmazione delle attività del calendario estivo 2014. C'è chi ricorda con nostalgia il settembre nisseno, sperando che si ricrei una manifestazione simile, chi vuole più iniziative per i giovani e chi, pur non avendo proposte concrete, è fiducioso nell'azione che sarà portata avanti dall'amministrazione Ruvolo e quanto emerso da una nostra inchiesta in città. Ci sono tanti posti dove andare, alla rotonda mettiamoci un bel posto, potrebbe fare delle cose musicali per far divertire la gente, così anche la gente ha dove andare pure, tante belle cose. Ci sono da attivare in piazza pure, chiudere il traffico, fare delle manifestazioni, non lo so, concertistiche, cose da poco costo, mettiamo che possono fare restare le persone in città. Questo, tante cose ci sono, solo ci vuole la volontà politica. Ci vorrebbe veramente qualcosa per fare questi giovani un po' di divertimento naturale, diciamo. Sì, delle manifestazioni, magari dei spettacoli, che, come facevano tempo fa. Io mi ricordo quando c'era settembre nisseno, che era bellissimo. Almeno per le persone che rimangono in città, la sera possono uscire e avere un modo di svagarsi. Animare calda nisseno è un po' difficile, eh? Infatti molti giovani se ne vanno anche fuori, sia il sabato che la domenica. Un po' invitare anche qualche attore di noi giovani, tutto qua. E anche qualche trend che si fanno in questi giorni, in modo da avvicinare anche noi giovani. Delle volte hanno fatto della musica anni 60 che è stato bellissimo, solo che vedo che la città non partecipa. Siamo un pochino forse stanchi di questa situazione, quindi non c'è grande partecipazione. L'ho visto negli anni passati, hanno organizzato qualcosa, ma c'è un pochino di assenteismo in tal senso. Ma a lei cosa le piacerebbe oltre alla musica anni 60? Ma forse qualcosa per i ragazzi, magari qualcosa che facesse riunire i ragazzi qua al centro storico, naturalmente, i giovani. Tarata di suono, di allegria, di cose in varie piazze, più di quello che possono fare. Qualcosa di grazioso, animare questa città, tipo le città grosse, tipo Catania, Palermo, non so, più locali, più bar, qualcosa di grazioso, ecco, questo niente di... Ma ho un'idea, io ce l'ho per esempio, non so, un po' di musica, qualche orchestrina pulita nei vari quartieri magari, anzi, sarebbe buono questo. Aspetto qualcosa che venga dall'amministrazione nuova e vediamo. Sono fiduciosa però.